con questo video alcune aperture relative al gambetto danese, che è un'apertura probabilmente non molto comune, ma può essere un'apertura piena di sorprese per entrambe le parti. Il gambetto danese è una partita in cui il bianco cede uno o più pedoni al nero in cambio probabilmente di uno sviluppo veloce nella partita di re. Quindi si inizia con e4, e5 e d4. Ecco, questo è il primo pedone che il bianco offre al nero. Tipicamente qui il nero giustamente ricattura, quindi toglie di mezzo un pedone bianco dal centro e pone questo pedone centrale. Ora, di solito qui al bianco non conviene cercare di ricatturare subito il pedone, uno perché se lo fa di donna poi ovviamente perde il tempo con questo guadagno di sviluppo da parte del nero che mette il cavallo in c6, qui la donna si deve ritirare in qualche modo, quindi qui il nero guadagna praticamente un tempo. Alternativamente potrebbe pensare di anteporre cavallo f3 di modo da poi catturare il pedone di cavallo. Qui comunque il nero gioca cavallo c6 e si raggiunge più o meno la stessa posizione. Per questo motivo il gambetto prevede che questo pedone non venga ricatturato. Infatti il bianco gioca c3 con l'idea di guadagnare in sviluppo. Infatti ora a questo punto sta minacciando di catturare il pedone con il pedone, che lo porterebbe a una ottima struttura pedonale centrale con questi due pedoni affiancati, quindi qui il nero di solito non può fare a meno di accettare. Ora abbiamo la variante Aliekhine, in cui il bianco cede un solo pedone, quindi qui gioca cavallo per c3. Alternativamente il bianco con la variante completa di questo gambetto gioca alfiere c4 e offre un secondo pedone in pasto. Infatti il nero qui ha già fatto fuori due pedoni, il prossimo ovviamente se viene fatto fuori poi il bianco ricattura, quindi rimane solo sotto i due pedoni. E vedete però in cambio il bianco ha guadagnato questa formidabile formazione di alfieri che punta diritta sul lato di re avversario ed è molto pericolosa. A questo punto pare che, insomma, come prendendo come esperienza le miriade di partite che sono state giocate con questa apertura, pare che il nero come mossa migliore debba giocare d5. Quindi in questo modo rende direttamente indietro un pedone al bianco. Ne aveva due di vantaggio, gliene rimane uno. E cosa fa con questa mossa? Innanzitutto interrompe la linea di attacco dell'alfiere e lo minaccia. Quindi il bianco dovrà gestire questa minaccia e tipicamente cattura il pedone con l'alfiere. Inoltre il nero però si è aperto la diagonale per lo sviluppo del proprio alfiere, quindi anche in questo caso viene sacrificato un pedone, stavolta lo fa il nero per avere un vantaggio di sviluppo. Ok, quindi supponiamo che il bianco catturi questo pedone e ora il nero deve stare molto attento. Perché cosa succede? Il bianco qui ha una risorsa tattica che può essere letale. Vediamo infatti se il nero gioca una mossa sbagliata come può essere c6, qui va subito a perdere la partita praticamente quasi istantaneamente. Perché? Vediamo un attimo. Abbiamo questo attacco alla gx della donna bianca sulla donna nera, bloccato dall'alfiere. Questo attacco può essere aperto con scacco, e con uno scacco molto particolare, perché qui il bianco gioca alfiere per f7. Uno scacco che va a minacciare l'unico difensore della donna nera, che è il re. E il nero deve per forza gestire questo scacco. Okay. Quindi se il re cattura l'alfiere, vabbè, ovviamente donna per donna e non ci sono problemi. Viceversa, se il re nero tenta comunque di difendere la donna portandosi in e7, quindi sfuggendo lo scacco in questo modo, segue comunque alfiere a3 e va a dare scacco nuovamente al re, e stavolta il re nero è forzato in ogni caso a abbandonare la difesa della donna, quindi catturerà ad esempio l'alfiere, donna per d8, e il bianco va qui a stare benissimo. Ok? E in linea di principio sembra quasi che questa variante sia in qualche modo forzata. Ora ok, il nero potrebbe interporre dei pezzi, eccetera. Tuttavia il nero ha delle controrisorse qui. Qui
le mosse principali per il nero sono due, o cavallo F6. Ok, qui il bianco può effettivamente continuare con lo stesso trucchetto, ma poi vedremo che il nero recupera materiale. Difatti, dopo alfiere per F7, che fa la stessa cosa di prima, re per F7, donna per D8. Ora il problema del bianco è che ha la donna in questa casa, e stavolta è la donna bianca che è sotto l'attacco alla GX della torre avversaria. Qui il nero gioca alfiere B4 scacco, quindi guadagna un tempo e attacca la donna avversaria. Il bianco dovrà difendere il proprio re, può fare riportando indietro la donna, ma comunque questa rimane sotto il fuoco dei pezzi neri. Quindi alfiere per donna, cavallo per D2, torre 8. Diciamo che quasi quasi il nero sta forse meglio, visto il forte attacco che sta andando contro questo pedone che si trova esattamente davanti al re bianco. Un'altra variante che comunque permette al nero di salvarsi da questa manovra tattica, invece di cavallo F6, è quella di spostare l'alfiere, però dando scacco in B4. Questa guadagna direttamente un tempo, anche se il bianco qui apparentemente con cavallo C3 sviluppa un pezzo, quindi non ha propriamente perso un tempo. Tuttavia il nero si è tolto di mezzo uno dei due pezzi che ostacolavano l'avanzata della torre sulla propria donna. Quindi qui a questo punto, esempio, alfiere per C3, scacco, alfiere per C3, sembra di essere tornati esattamente nella stessa configurazione di prima. Tuttavia ora il nero rimuove anche il cavallo dall'ottava traversa, apre quindi la via alla propria torre, e se qui il bianco gioca il solito trucchetto, vediamo che re per F7, semplicemente il bianco ha perso un pezzo, perché ora la torre può difendere, non avendo alcun pezzo in mezzo, direttamente la donna. Quindi il bianco, se la cattura, ovviamente viene ricatturata immediatamente e il nero rimane in vantaggio materiale. Ora qui in realtà il bianco sembra avere altre risorse, perché può giocare donna B3. Questa dà scacco al re avversario e contemporaneamente attacca il pedone B7. Ora, è vero che il pedone è difeso dall'alfiere, però in questo modo forzerebbe il re a muoversi, anche perché non ci sono altre difese opportune. Infatti sembra che se l'alfiere si sposta a difendere in E6, poi la donna cattura in B7, minaccia anche la torre, e quindi sembra quasi che il nero poi vada a stare peggio dal punto di vista del materiale. Tuttavia qui il nero si può permettere questa difesa con alfiere 6, perché dopo donna per B7 segue donna D3. La donna sta sì abbandonando la propria difesa e permette quindi al nero di contrattaccare con la propria. Quindi anche se qui il pezzo minacciato viene rimosso dal bianco catturando il cavallo, segue G per F6, e dopo che anche viene rimossa la torre da questo attacco doppio con torre D1, comunque donna C3 scacco, e ora il bianco dovrà perdere un'altra mossa e non riuscirà a difendere quindi agevolmente la propria torre. Vediamo ora un'altra variante sempre del gambetto danese accettato. Quindi queste mosse abbiamo già visto, si giunge in questa situazione qui. Invece di D5 il nero gioca D6. Ok, una mossa anche questa plausibile, perché comunque libera la via al proprio alfiere, non rende indietro il pedone qui il nero. Ok, quindi il bianco continua a svilupparsi, vedete che comunque lo sviluppo del bianco è notevolissimo. Cavallo F6, anche il nero comincia a svilupparsi. E qui il bianco cerca di sfruttare il proprio vantaggio di posizione immediatamente con E5. Vediamo cosa succede. Allora qui, se il nero cattura, si potrebbe avere questo scambio di donne, ma ci sono altre minacce in gioco. Quindi supponiamo D per E5. Qui ora il nero ha ben 3 pedoni in più. Allora, un'opzione è quella di giocare donna per donna, quindi forzando il re nero a mantenersi
100 scacchiere, questo può essere un vantaggio per il bianco. Tuttavia, il bianco si deve ricordare che ha 3 pedoni in meno, ok? Ne recupera uno subito, però insomma deve comunque stare attento. Alternativamente, qui il bianco potrebbe pensare di giocare un trucchetto simile al precedente, alfiere per F7 scacco. Sappiamo però che questo trucchetto non funziona perché la configurazione dei pezzi neri è esattamente la stessa in difesa della variante che permetteva al nero di catturare l'alfiere impunemente. Difatti qui donna per D8, alfiere B4 scacco e il nero ricatturerà la donna, anche se si ritira in D2, comunque segue la stessa identica variante. Ok, quindi abbiamo visto anche con una leggera variazione delle mosse è possibile comunque portare a termine trappole che sembravano valide solo in altre configurazioni. Vediamo ora una variante del gambito danese, stavolta non accettato. Quindi sempre E4, E5, D4 e per D4, quindi primo pedone che viene concesso, C3, e ora invece di giocare D per C3, il nero gioca D5. Ok, quindi non accetta di continuare a prendere pedoni. Qui ora il nero ha ancora un pedone di vantaggio e vediamo cosa succede. Ora il bianco può scegliere di catturare uno dei due pedoni e la migliore è E per D5. Si fa fuori quindi un pedone centrale con uno centrale. Ora se il nero lo vuole catturare lo dovrà fare con la donna e magari questa donna finirà esposta al centro. Comunque donna per D5 sembra essere ancora la variante migliore per il nero a questo punto. Il nero mantiene un pedone di vantaggio. C per D4, il bianco pareggia il conto dei pedoni e ottiene questo pedone centrale che potrà essere un po' debole perché isolato. Infatti questa sarà probabilmente una delle debolezze più grandi che avrà il bianco in futuro. Cavallo C6, nello sviluppa e minaccia di catturare il pedone D4. Il bianco lo difende con cavallo F3, tutte queste sono mosse standard a questo punto. Alfiere G4, alfiere inchioda il cavallo sulla donna, quindi sembra che questo cavallo effettivamente non possa più difendere il pedone D4 e qui alfiere E2. L'alfiere va a schiodare il cavallo. Tuttavia sembra quasi qui che al nero sia concessa l'opportunità di cambiare il cavallo con l'alfiere e poi catturare in D4. Ma vediamo cosa succede. Allora, innanzitutto qui una cosa probabilmente che potrebbe fare il nero è continuare a sviluppare con alfiere B4 scacco. Quindi vedete quanti pezzi il nero ha già sviluppato a differenza del bianco. Tuttavia qui la posizione è abbastanza pari perché dopo cavallo C3 segue ad esempio alfiere per F3, alfiere per F3, donna C4. In questa configurazione il nero impedisce immediatamente al bianco di arroccare e diciamo più o meno ottenuto la parità. Vediamo però cosa succede se il nero invece di giocare alfiere B4 scacco prova a guadagnare un pedone. Infatti alfiere per F3, viene rimosso un difensore del pedone D4 e ora ovviamente il bianco dovrà ricatturare o con l'alfiere o col pedone, sembra che il nero possa catturare questo pedone. Tuttavia qui il bianco ovviamente ricattura da alfiere e va a minacciare la donna. Al nero potrebbe venire automatico giocare donna per D4 e guadagnare un pedone. Tuttavia non c'è mossa più sbagliata. Perché? Perché la donna è difesa dal cavallo e il bianco può rimuovere il difensore con scacco. Alfiere per C6. Questo è proprio un esempio classico di come usare rimuovi il difensore, diciamo dal punto di vista tattico. Viene rimosso il difensore, il nero dovrà gestire questo scacco e come può fare? Se cattura col pedone o muove il re, il bianco poi catturerà la donna nera e non può neanche sperare di salvarsi muovendo la donna, perché l'unico modo per prendere lo scacco è muoverla in D7 e qui ovviamente segue matto immediato. Ok, quindi ricapitolando, gambetto danese è un'apertura poco utilizzata anche perché il bianco perde quasi sicuramente, concedendo tutti quei pedoni, il proprio vantaggio iniziale. Tuttavia
al solito, quando si parla di aperture non così comuni, spesso il bianco può giocare questa come un'arma a doppio taglio, sperando in qualche errore dell'avversario che gli permetta quindi di portare avanti un attacco magari imparabile.